Salve e benvenuti in Piazza Duomo per Soccorso Umberto I 245 di Cava dei Tirreni, uno dei 500 comuni che oggi sta celebrando e diciamo facendo prevenzione per la giornata mondiale del diabete. Siamo qui con il dottore Di Blasio, uno dei medici del centro diabetologico dell'ospedale di Cava dei Tirreni. Bene dottore, perché è così importante fare prevenzione e parlare di diabete con la popolazione, con le persone? Beh, innanzitutto oggi è la giornata mondiale del diabete, significa che in tutta Italia e in tutto il mondo si organizzano manifestazioni come queste e l'idea è quella di fare uno screening sul territorio, cioè di controllare le persone per vedere se alcune di esse possono avere la glicemia alta. Il diabete è una malattia a larghissima diffusione sul territorio, il vero problema è che molte persone che sono in questo momento diabetiche non sanno di esserlo e quindi lo screening del territorio o quantomeno sensibilizzare le persone a fare un'attenta analisi per la diagnosi del diabete, e questo è il significato della giornata mondiale, in realtà come dire accendere i riflettori su un problema molto importante a livello mondiale che in molti momenti dell'anno rimane abbastanza misconosciuto. Bene, quindi l'importanza di fare prevenzione, chi si occupa di questa prevenzione sul territorio? Bene, sul territorio cavese abbiamo l'Associazione Solidarietà e Salute, presieduta dalla signora Elena Spaduzzi, che è qui con noi e ci parla un po' di quelle che sono le attività poi di questa associazione sul territorio, o che oltre a promuovere quella che è la giornata mondiale del diabete ha anche molte altre attività. Diciamo, speriamo di ancora migliorarle queste attività, tra l'altro ne ho parlato già col dottore Di Brasi, vorrebbe fare una giornata dedicata ai bambini, perché l'altro giorno sentivo un diabetologico che parlava di incidenza fortissima sul diabete ai bambini, quindi anche una cosa importante. Abbiamo fatto uno screening sulla tiroide, ne stiamo preparando un altro e poi tutto quello che verrà prenderemo, speriamo bene, insomma. Grazie. Bene, grazie a tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo ovviamente per tutte quelle che sono poi le prossime attività sia con Solidarietà Salute sul loro sito sia su Farma e Benessere, e ringraziamo veramente tutti i volontari, tutte le persone, i medici che effettivamente fanno questo gratuitamente ed aiutano la popolazione. Qui in corso Umberto I 245 c'è con noi ad operare effettivamente la misurazione del diabete per la giornata mondiale il comitato locale della Croce Rossa di Cava dei Tirreni. Bene, effettivamente in che cosa consiste il prelievo, in che cosa consiste la prevenzione del diabete? Il prelievo in effetti consiste nell'operare una puntura sul dito e prelevare una goccia di sangue, sapendo così praticamente il livello di glicemia nel sangue al momento. Questo è molto importante perché comunque non controllato può portare molti problemi, quindi grazie Farma e Benessere, quindi tramite la collaborazione stiamo facendo in modo di far conoscere quindi alla popolazione gli eventuali problemi dovuti a questo e anche di far conoscere a molte persone il fatto che anche pensando di essere in salute in effetti non è così, anche perché abbiamo notato che molte persone in effetti riscontrano dei problemi ma non erano coscienti che probabilmente erano dovuti a questo. Bene, ecco quindi l'importanza della prevenzione sul territorio, quindi noi ringraziamo la presenza della Croce Rossa Italiana, del Comitato di Cava dei Tirreni, ringraziamo l'Associazione Solidarietà e Salute, ringraziamo il Centro Diabetologico di Cava e vi diamo appuntamento a quelle che poi saranno le prossime future iniziative in collaborazione. Grazie.